74 case, di cui più della metà abbandonate, un bar, uno spaccio di alimentari e la chiesa con la sua canonica, spropositate in confronto al resto. Fine. Comincia così XY, il nuovo atteso romanzo di Sandro Veronesi, pubblicato da Fandango Libri e da oggi, 21 ottobre, in tutte le librerie. Anche questo, come i precedenti romanzi di Veronesi, è un romanzo sapiente, complesso. In questo caso comincia con un accadimento, con un evento molto misterioso. E c'è da dire anche che c'è stata una precisa strategia di marketing dietro il lancio di questo libro, la cui promozione è stata affidata al web. C'è anche un sito www.xy.it, un sito che è stato seminato nei mesi scorsi di indizi, che poi man mano che passava il tempo se ne aggiungeva qualcuno di nuovo. Insomma, si è creata in maniera attenta una grande attesa, anche grazie a Facebook e a Twitter. E adesso andiamo invece a conoscere la figura dell'agente letterario, vediamo chi è, come opera, grazie a Ruggero Bruno Fontana dell'agenzia Segnalibro. E adesso il consiglio di lettura di Emilia Costantini, giornalista e scrittrice, ha pubblicato per Aliberti Editore Oltre lo Specchio la storia di una donna dal presente difficile che scoprirà la vera se stessa grazie anche al suo lavoro.